Mariti e padri violenti a Vicenza e provincia, con il ponte di Ferragosto a far registrare 3 episodi posti sotto l'attenzione della questura. In tutti i casi resi noti stamattina da Via Mazzini, si è reso necessario l'intervento della polizia con pattuglie e delle volanti chiamate a prestare soccorso alle vittime di violenza nei giorni scorsi. In 2 occasioni si tratta di donne e mogli, entrambe di nazionalità straniera, picchiate dai rispettivi conviventi. In un terzo caso, a venire percossa una 15enne presa a botte dal padre. Tutti e 3 i soggetti violenti sono stati denunciati per maltrattamenti e in un caso anche per lesioni personali. Il primo intervento alle 13.30 circa del 15 agosto, dopo una telefonata raccolta dal 113, ad effettuarla un cittadino berico di passaggio in Viale Milano, si era imbattuto, non si era voltato dall'altra parte in una donna disperata. Dopo averla rincuorata, raccontava gesti, poche parole in lingua italiana allo sconosciuto di essere stata picchiata dal marito. La stessa era in stato di gravidanza. Giunti sul posto, gli agenti della polizia l'hanno avvicinata, lei seduta sul marciapiede ha rivelato di lamentare forti dolori all'addome, al costato e alla zona lombare. La donna, che non comprendeva la lingua italiana, è stata sostenuta anche grazie all'aiuto di 2 persone straniere che si sono fermate in strada per prestarle soccorso. Ne è emerso che dalle 3 alle 8 del mattino dello stesso giorno era stata sbattuta fuori casa dal convivente dopo calci e pugni scagliati contro di lei anche all'addome. Una volta rientrata all'interno, dopo poche ore era stata spinta di nuovo all'esterno sotto il sole. La coppia, si saprà poi, ha già 2 figli dell'età di 3 e 5 anni. Viste le condizioni di salute precarie della giovane, i poliziotti hanno chiesto l'invio celere di un'ambulanza. La gestante è stata ricoverata in codice giallo al San Bortolo, in osservazione e monitorata. L'uomo è stato denunciato e rimane a piede libero.